perché noi non ci guardiamo la classifica. Il problema può essere che è una squadra che sta in un buon momento, sarà difficile perché gioca molto maschio, molto su ogni palla, e quindi questa è la trappola. Sicuramente noi non andremo là pensando che siamo i primi della classe e loro gli ultimi, pensando invece di che sarà una partita molto difficile, che dobbiamo andare là consapevoli che è l'ultima partita dell'anno, che dobbiamo cercare di portare a casa punti per mantenere ancora questa classifica importante che abbiamo lavorato con sudore dall'inizio del ritiro. È stato un Natale, mister, insomma, dove avete comunque lavorato, quindi insomma un po' di festeggiamento in testa sempre sul tavolo. Ti dico la verità che hanno lavorato meglio in questi giorni sotto le feste che in altri momenti, quindi vuol dire che hanno capito che il sacrificio porta risultati, il sudore porta risultati, e questo penso che sia la cosa più bella che un allenatore possa sperare per la propria squadra. Però c'è un'incognita, che nella testa dei giocatori le ultime 24 ore sono fondamentali, perché tutti pensiamo al momento di staccare, e quindi gli ho chiesto un ulteriore sacrificio, quindi dovremo andare in campo con il coltello fra i denti per cercare di portare a casa un risultato positivo. Beh, considerato però anche che il Padova è davanti a tutti, insomma è uno stimolo anche quello di non mollare fino al triplice fischio. Ma quello sicuramente, però lo sai te che siamo tutti esseri umani, e quindi inconsciamente ognuno ragiona alla propria testa. Io cerco di tenermi sempre sul campo, poi dopo c'è la prova finale. Questa è una partita importantissima, ho detto, perché farebbe sì di mantenere quei punti in classifica che ci siamo sudati. L'incognita prima delle feste lo hanno dalla Serie A alla Serie C, quindi ce l'ho anch'io questa incognita, però ho chiesto ai ragazzi, ho detto, un ulteriore sacrificio. È chiaro che vincendo domani daremo un ulteriore mattoncino, botta la classifica, per poi riprenderci il girone di ritorno. Senti, Alfano è una squadra ultima, come ricordavi, però comunque una squadra scorbutica, e peraltro è anche allenata da Brevi, che era qui l'anno scorso, quindi magari sognerà anche l'impresa. Io l'ho visto due partite, le ultime che ha perso non ha meritato. Non meritava sicuramente di perdere, perché col Bassano ha perso sul rigore e con un'altra mi sembra che ha perso sul calcio piazzato. Una squadra che ti concede poco, l'abbiamo visto anche all'andata, che è stata una partita molto difficile da vincere. In più in casa loro hanno questa fortino, diciamo, un campo molto stretto, quindi noi quando ci sono i campi stretti non abbiamo questa agevolazione, quindi dovremmo adattarci subito. E quindi in più c'è anche lo stimolo che Oscar vorrà dimostrare al Padova, che l'anno scorso ha fatto bene, e quindi normale, e vorrà far vedere ai suoi ex tifosi che ha lasciato un buon ricordo. C'è qualche, non so, aneddoto che ti lega a Brevi, oppure magari ci siete incrociati? No, siamo incrociati tante volte. Aneddoti non mi sembra, poi io i ricordi li rimuovo, perché non fa parte del mio DNA pensare a quello che ho fatto, e quindi devo sempre pensare avanti. Però so che l'ho incontrato molte volte, era un giocatore come me, che è muscolare, che non aveva mai voglia di mollare, quindi in più lui è stato anche capitano, mi sembra, del Torino, quindi è stato molto importante come giocatore a livello importante. Senti, Alfano, se Brevi schiera la squadra come lo metteva l'anno scorso il Padova, si dovrebbe vedere una difesa a tre, una squadra che magari aspetta appunto al contropiede. Le ultime partite l'ha giocata a 3-5-2, quindi perché deve cambiare? Aveva trovato secondo me un assetto importante, perché nell'ultima partita ho detto chi l'ha battuta per un episodio, e quindi andrà avanti per la sua filosofia. È chiaro che anche lui ha ereditato una situazione difficile, sta cercando di venirne fuori, ma troveremo sicuramente 11 giocatori agguerriti che vorranno fare lo scalpo al mio padre, ma questo sono sicuro, perché il girone di ritorno sarà sempre così. Però tu aspetterai un Fano, voglio dire, attendista, che sta dietro e poi magari prova a ripartire, quindi sarà il Padova che... Beh, mi sembra che parecchie squadre ormai fanno così con il Padova, che cercano di sfruttare i nostri errori o di avere lo spazio dietro le spalle, quindi dobbiamo abituarci. Stamattina abbiamo provato delle cose proprio per non farci trovare impreparati, e cercheremo di attuarle domani. Senti, venendo invece all'attualità dei giocatori, eravamo fuori, abbiamo visto rientrare Cisco, Marcandella in macchina, non so, Guidone, c'era un po' di situazione. No, abbiamo grossi problemi, però non ci dobbiamo piangere addosso. Cisco e Marcandella non sono convocati, problemi di traumi, ho letto muscolari, no. Noi siamo una delle poche squadre che muscolarmente abbiamo avuto pochi problemi, e quindi ne sono orgoglioso del lavoro del mio staff e nostro. Marcandella ha avuto una botta al tendine e Cisco al ginocchio. Guidone viene da 2 giorni di febbre, che si è allenato solo, mi sembra, a Santo Stefano, e quindi ha fatto solo un allenamento nella settimana,
ha dato la disponibilità per venire via, quindi domani non sarà dell'inizio, perché un giocatore che ha fatto una partita ieri aveva la febbre, non può essere al top, ma sicuramente ci darà la mano in partita in corso. Il fatto di avere poca scelta davanti come attaccante puro, voglio dire, ti può portare magari a cambiare qualcosina sempre nel modulo, quello che si è visto ieri? Quello che si è visto ieri l'abbiamo provato, secondo me mi è anche molto piaciuto, perché è una squadra che così palleggia molto di più. A Gubbio, secondo me, il primo tempo avevamo fatto molto bene e quindi abbiamo riproposto anche questo, ma non è da escaltare anche l'altra proposta. È chiaro che almeno un attaccante in panchina vorrei averlo per l'eventuale, però abbiamo provato tutte e due le soluzioni. Mi sono piaciute tutte e due, a parte quella più collaudata, ma anche quella che abbiamo proposto a Gubbio, secondo me il primo tempo l'hanno fatto molto bene. Domani troveremo sicuramente non un campo pesantissimo come a Gubbio, ma pesante, perché so che piove anche adesso, e quindi vedremo qual è, sarà, spero di trovare la migliore soluzione. In più non ci sarà neanche Candido, non so se l'hai sentito. No, Candido è venuto a trovarci adesso. Sì, dico, non ci sarà la partita. No, è un'altra soluzione che mi priva. Ho detto che abbiamo dei problemi, però non ci dobbiamo piangere addosso. È l'ultima partita, l'ultima fatica, quindi dobbiamo cercare di fare questo ultimo sacrificio. È chiaro che sono capitati tutti allo stesso momento, tutto il reparto d'attacco ci ha colpito, vuoi per influenza, vuoi per botte, tutti questi problemi, perché anche Candy ha dovuto un trauma che ha preso con Renate, e spero che non ci sia bisogno di incidere, perché ancora oggi hanno problemi di drenaggio. Vi ho visto oggi c'è che ancora con questa c'è una sacca di sangue, di ematoma. Speriamo che non ci sia il dovere incidere per portarla via, perché vorrebbe dire perderlo fino alla fine di gennaio, e per lui la preparazione sarebbe una cosa importante, visto che è un giocatore che ha avuto molti problemi. Cioè, dovrebbe incidere il muscolo.